Ciao a tutti e a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Penso molti di voi stavano aspettando questo video in particolare perché vi racconterò la mia esperienza e come è stato cercare e trovare poi casa qui in Corea del Sud. Parto con una piccola premessa. Per fortuna sono stata aiutata passo passo, perché altrimenti, come vi ho raccontato anche nei vlog, nelle varie cose che sto facendo per sistemarmi, appunto, essendo venuta a vivere qui da poco, se non ci fossero state tante persone che mi stanno dietro, che mi stanno aiutando, che mi aiutano con le informazioni, diciamo, anche le più banali, sarebbe stato tutto molto più difficile, quindi piccolo ringraziamento iniziale. Detto ciò, vi racconto un po' come è successo il tutto. I primi giorni che sono arrivata, ovviamente sono stata prima da Ross, che lei, essendo arrivata prima di me, già si era sistemata, già aveva trovato casa, bla bla bla, e poi mi sono presa degli Airbnb per stare da sola, avere il tempo per cercare appunto la casa. Vi premetto che qui in Corea trovare casa è veramente super veloce, letteralmente voi andate il giorno stesso a vederle, se vi piace dovete bloccarle immediatamente, letteralmente appena finite di fare il giro vi dicono: bene, la vuoi? Non la vuoi? Se la vuoi devi subito mandare una parte del deposito, ma adesso vi racconto. Quindi in teoria avrei potuto tranquillamente stare da Ross nel mentre cercare casa senza prendere gli Airbnb, bla bla bla. Però ok, questo è un altro discorso, è andata così e va bene. Comunque i primi giorni che sono arrivata ho avuto appunto una delle ragazze del team qua italiano che è con noi in agenzia e tutto, Elisabetta, che saluto, che mi ha consigliato di vedere, a parte su varie app, c'è sia l'applicazione di Naver, Butonsan, Honlygip, oppure abbiamo Jikpak, che sono le tre, diciamo, più conosciute. Però sono, uno, tutte in coreano, due, molto complicate da utilizzare. Io adesso, insomma, lo sapete, sono stata tanto tempo in Corea l'anno scorso, ora sono venuta a vivere, so leggerlo, ma nonostante ciò mi confonde tantissimo, quindi non so quanto posso consigliarvelo, a meno che non avete qualcuno che è proprio di coreano, che conosce bene il coreano, che vi sa, insomma, un po' gestire. Quindi dopo che Elisabetta mi ha consigliato dei gruppi su Facebook, di cui vi metterò i nomi nell'info box, sono stata un po' qualche giorno a seguire se vedevo qualcosa che mi interessava con i prezzi che mi ero comunque prefissata. Io non ho mai vissuto da sola, so le mie possibilità economiche, quindi mi sono basata un po' su quello più che altro, anche perché, come sapete, qui in Corea ci sono diversi metodi per prendere una casa. Adesso io non ve li starò a spiegare tutti, sappiate che generalmente quello che fanno più spesso è lasciare una somma di deposito alta, che è una somma che viene data al proprietario di casa e che poi, una volta che il contratto cessa, vi viene ridata indietro, quindi è come se quei soldi li teneste in stand by. Però in base a quanto date di deposito avete una somma differente da pagare poi mensilmente, quindi la rata d'affitto. Inizialmente, essendo che per noi è un concetto molto particolare questo qua del deposito, noi magari di solito siamo abituati che abbiamo un affitto mensile, se si prende una casa si danno magari due o tre rate, quindi all'inizio ero un po' titubante, nel senso ero partita con: ok, lascio una quota di almeno 5 milioni di won, che sarebbero all'incirca 3.400 euro, almeno insomma riesco a trovare un po' di case carine, anche perché sapete che io sono qui con il cane, quindi quello che dico sempre, se fosse stato per me magari avrei preso anche una casa un po' più piccolina, mi sarei tra virgolette accontentata, non avrei dovuto cercare insomma così tante cose. Mi sono sentita in dovere anche di dover prendere una casa un po' più grande, dovevo mettere un deposito per forza più alto. Non dico che non troverete nulla, però è sicuramente più complicato. O magari invece se mettete poco deposito sono poi più alti gli affitti mensilmente. E quindi anche poi parlando con gli altri ragazzi, chi vive qua da più tempo, mi sono un po' informata e ho deciso di alla fine lasciare più di deposito. Quindi ho lasciato 10 milioni di won, sono all'incirca più o meno 7.000 euro. Quindi trovare un posto che comunque fosse carino senza pagare uno sproposito mensilmente, anche perché poi quelli che pagate mensilmente li perdete, li pagate e via. Il deposito invece, se anche lo lasciate più alto e avete la possibilità di poterlo fare, poi è una quota che comunque vi torna indietro. E proprio su uno di questi gruppi Facebook ho trovato la mia agente immobiliare, che tra l'altro è diventata anche una mia amica, ve lo dico, perché ormai ci scriviamo, lei mi consiglia i posti, insomma sa che ho il cane, quindi mi dice: qui lo puoi portare, qui no. Il suo ufficio è in zona Gangnam, quindi quando sono andata a sentire appunto per le case, lei inizialmente mi ha fatto vedere quelle che aveva in quella zona, perché mi ha spiegato che molte
case in quella zona, hanno gli affitti che possono essere anche di 3-6 mesi, le case sono arredate molto spesso, quindi anche per gli stranieri che magari, non lo so, non sanno quanto devono stare, è più comodo. Però Gangnam non è la mia zona, non è una zona che frequento, è molto lontana, tra virgolette. A Seoul è abbastanza tutto collegato bene, quindi lontano in base insomma alla zona rispetto appunto a dove vado spesso, e quindi le ho chiesto insomma di spostarci. La mia zona ideale sarebbe stata quella di Yongsan, perché letteralmente al centro, vicino al fiume, puoi andare a fare le passeggiate, potevo portare il cane, ci sono tantissime linee della metro, puoi prendere anche i treni veloci, bla bla bla. Il problema di quella zona è che ci sono tantissimi uffici, quindi molte delle case sono nei palazzi appunto degli uffici, e quindi le stanze sono piccole e costano ovviamente di più, e anche lì non mi sarebbe convenuto. Quindi insomma, dopo che sapeva tutti i miei budget eccetera eccetera, abbiamo proprio spulciato tutte le varie zone e ci siamo spostate verso quella dove mi trovo in questo momento, dove ho questo Airbnb in cui mi vedete girare adesso il video, che è Dangsan. Abbiamo cercato un po' di case da questa zona diciamo in poi, anche perché ci sono i palazzi più di nuova costruzione, molto più moderni rispetto magari a una zona come Hongdae, che mi avete sentito molto spesso nominare, in cui le case sono un po' più vecchio stile. Siamo qua con l'agente immobiliare, super carina, parla benissimo inglese, quindi Jenna mi sta aiutando, io mi aiuto, Jenna mi aiuta. E adesso andiamo a vedere le nostre prime case. Allora, ce ne sono tantissime qua in zona Gangnam, però sinceramente non me la sento. Quindi le prime che abbiamo visto erano più o meno in zona Yoido, quindi vicino anche lì al parco, alla zona dove si fanno i picnic, che è bellissima, meravigliosa. Ho visto diverse soluzioni, adesso poi vi metterò le clip così capirete tutto. All'inizio lei voleva farmi vedere i loft, che vengono chiamati qui in Corea, che sono le case che hanno i due piani, il secondo diciamo tipo ha fatto a soppalco per intenderci, però anche lì non facevano per me, cioè proprio una cosa che io non contemplo, non mi ci sarei ritrovata, non sarei stata confortevole. Ce n'era una stupenda che aveva sia la stanza sotto che appunto il soppalco sopra, ma mi crea molto disagio il sapere di dover stare o sopra o sotto, dovermi tipo tutta accucciare per non sbattere la testa. Io adesso non sono 1,90 m, ma sono insomma alta quasi 1,70 m, quindi sì, ecco, non faceva per me semplicemente. Quindi dopo avermene fatte vedere due in questo stile, le ho detto no, non fa proprio per me. In più avevano questo lavandino fuori che anche per me è impensabile. Io vengo da una realtà ovviamente italiana, le nostre case sono molto differenti, noi abbiamo delle case molto più vivibili con salone, camere, a volte anche i giardini. Qua le case sono completamente differenti, molto spesso appunto sono soltanto one room, tipo quella in cui mi avete visto stare quando ero da Ross. Anche perché qui la gente sta veramente poco a casa, stanno tanto tempo fuori al lavoro, gli serve più che altro uno spazio per lasciare le cose, lavarsi e riposare. E quindi abbiamo cominciato poi a vedere quelle che avessero più di una stanza, che sono appunto definite tipo da una stanza e mezza barra due, e piano piano ci siamo spostati sempre un pelino di più con la zona. Cosa importante era ovviamente stare vicino a una fermata della metro, e infatti ne avevo vista una che mi piaceva tantissimo, non dico completamente arredata ma parzialmente, perché solitamente gli appartamenti qui ve li danno con cucina, bagno, lavatrice, frigorifero eccetera eccetera, ma dovete poi mettere voi divano, letto. In questa casa c'era sia il letto che il divano, anche qui c'erano due stanze, c'era un armadio anche con addirittura il disinfettatore, non so bene come chiamarlo, per i cappotti. Molto 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 bellina, la vista era stupenda. Io sapete che ho un'ossessione per i tramonti e da lì si vedeva proprio il tramonto, però era ancora un pelino troppo piccola e il prezzo era un pelino troppo alto, perché
veniva all'incirca 1.3 milioni di won, 890 euro, più bisognava aggiungere quelle che sono le utenze, sarebbe venuto tipo sui 1000 al mese e sinceramente non mi andava, cioè sinceramente si poteva trovare di meglio. E qui arriviamo poi al complesso di appartamenti dove poi ho preso casa. Aveva disponibile 3 stanze, una sopra con il balcone che non vi ho ripreso perché l'ho vista poi un altro giorno separatamente, che però era disponibile dai primi di luglio, quindi sarebbe stato troppo in ritardo per me. Sarebbe stato molto carino avere quello spazio del balconcino, insomma il terrazzo, per stendere i panni, per far uscire appunto Ami, prendere uno spicchio di sole, ma bisogna contemplare sia i pro che i contro. Qui a Seoul d'inverno poi nevica, quindi sarebbe stato un po' particolare doversi mettere poi a spare la neve o aspettare che si fosse sciolta, insomma non me la sentivo. Quindi ok, quella è stata proprio tolta a prescindere. La mia scelta ricadeva su 2 che erano molto simili ma allo stesso tempo impostati in maniera differente. Della prima mi piaceva tantissimo la cucina perché aveva una sorta di tipo piccola penisoletta, quindi mi ero già immaginata a registrare i video, tutti insomma le mie cose, però le stanze erano un pelino più piccole rispetto a quella che poi ho preso io, soprattutto la stanza del salone, se possiamo chiamarlo così, insomma quello adiacente alla cucina. E poi vi giuro, aveva proprio questa cosa disturbante che dalla finestra di quella che poteva essere la stanza da letto si vedeva la croce della chiesa rossa. Vi giuro, mi metteva proprio un'angoscia, ho detto proprio no. Poi anche la visuale, non vi ho ripreso fuori, ma c'erano proprio i palazzi davanti, quindi ho detto ok, l'ultima magari sarà invece poi la prima. E così è stata, infatti l'ultima casa è poi quella in cui mi trasferirò, che è meravigliosa. Per gli standard coreani è una casa grande, cioè vi posso assicurare questa cosa, che magari per voi sarà strano. Al bagno addirittura anche con la semidoccia, che è una cosa ancora più strana, insomma c'è tipo questa sorta di divisorio, e appunto una stanza e mezza. All'interno c'è già l'armadio, insomma l'ingresso per le scarpe. È molto simile a questa dove sono in questo momento. Infatti appena vi ho pubblicato la storia su Instagram di questa casa dove sono momentaneamente, tutti mi avete detto oddio bellissima, bellissima, e io insomma vi ho risposto sì, ma la mia sarà molto simile. È leggermente più piccola perché ovviamente ha una stanza in meno di questa, ma va più che bene, insomma per viverci da sola assolutamente perfetto. Poi io ho un feticcio per le cucine, appena vedo una cucina che mi piace, per me è già tipo l'80%. E poi questa casa aveva 3 fuochi. 3 fuochi, che anche lì è una cosa particolare, perché di solito i piani a induzione qua sono 2 fornelli. Poi ovviamente mi hanno montato adesso la lavatrice, il frigo, quindi nelle clip vedrete queste parti smontate, ma c'è tutto. C'è una finestra gigante, bellissima, da dove entra tantissima luce. Per me che registro video è perfetta. Anche qui dà sui palazzi, ma non sono proprio attaccati, quindi c'è una bella visuale, è tutto super nuovo, non ci ha mai abitato nessuno, ci sono i condizionatori e il purificatore d'aria, che qui in Corea è molto importante perché sapete che l'aria, la qualità dell'aria insomma è un po' quella che è. Ci sono le telecamere H24, il riscaldamento a pavimento, e c'è appunto la zona quella più ampia dove c'è la cucina, dove io poi metterò il divano. Voglio un po' godermela piano piano e capire cosa mi servirà e in base a quello poi acquistare i vari pezzi. Quindi per ora diciamo ho preso solo il letto, per dirvi, giusto per poter stare lì e dormire. Però c'è una stanzetta più piccolina dove farò tipo cabina armadio, quindi metterò l'armadio e metterò la postazione per truccarmi barra registrare video eccetera eccetera, che vicino ha una stanzetta dove io pensavo ci sarebbe stata la lavatrice. In realtà è uno spazio che rimarrà così, ci sta la caldaia e ci sta insomma il coso del condizionatore dove magari metterò lo stendino, le valigie, insomma tutte quelle cose lì, quindi sarà una sorta di, non voglio dire sgabuzzino, ma avete capito. E poi c'è l'altra stanza, quella con appunto questa parete di questo color verde indefinito, è un verde tipo salvia, dove ci sarà la camera da letto. Però appunto sono molto contenta, è veramente come speravo di trovarla. Il prezzo è ottimo perché pago all'incirca 800 euro al mese, comprese di
utenze. Ovviamente poi dovrò mettere internet, bla bla bla. L'unica cosa che dovrò pagare separatamente è l'acqua. Poi insomma quelle arriveranno le bollette nella cassetta della posta. Quando avrò il mio bank account finalmente potrò trasferire i soldi mensilmente. Essendo che io mi trasferisco il 19 ufficialmente, ogni 19 del mese poi dovrò fare i vari pagamenti. E c'è anche la zanzariera. Fuori c'è una sorta di strano balconcino che qui in Corea vedrete spesso, perché non è usuale avere i veri e propri balconcini, ripeto, a meno che non siano case un po' più vecchie. Mia madre è super preoccupata, il cane casca, cose, quindi dovrò capire bene come poter tipo attappare insomma la parte del pavimento, creare una sorta di non so bene cosa, lo capiremo con il tempo. Sono molto contenta perché ovviamente il peso della casa era il peso più grande, oltre poi al fatto di dover fare appunto l'ID, il bank account, eccetera eccetera. Apparentemente ce la stiamo facendo, sono molto fiera di quello che sto costruendo, quindi adesso poi inizierà tutta la questione casa. Già domani inizierò a registrare perché comincerò a portare qualcosina. Piano piano costruiremo tutto quanto insieme. Sono felice di potervi essere utile con questi video. Fatemi sapere qualsiasi domanda avete, ovviamente. Come prendere i mobili, dove li prenderò. Faremo anche un giro all'IKEA coreano. Esperienza emozionante. Questione Coupang, che è un po' l'Amazon che hanno qui in Corea. Piano piano appunto assemblerò il tutto nel corso del vivere all'interno della casa. Perché come vi ho detto, non voglio comprare tipo tutti i mobili insieme e poi non sapere bene come gestirli. Piccola cosa aggiuntiva che ci tengo a dirvi, perché ovviamente noi siamo sempre stranieri in un paese straniero. Quando sono appunto stata a parlare con l'agente immobiliare, mi ha spiegato che molti annunci hanno proprio scritta la dicitura no stranieri, alcune volte addirittura ragazzi no persone con i tatuaggi, tipo io, lo stereotipo medio proprio. E ovviamente in Corea c'è anche il problema di avere il cane, molto spesso è una cosa che si omette proprio di dire, se il cane specialmente non è un cane che crea problemi, che abbaia o che si sente. Però può essere poi che nel momento in cui si esce dalla casa si debbano pagare delle fees aggiuntive, quindi 200-300 euro per quanto riguarda la pulizia della casa dopo averci tenuto un cane, che è un po' una cosa folle se ci pensate, però ok. E vi ripeto, molto spesso non vogliono gli stranieri, più che altro per una questione di comunicazione e di lingua, se magari ci sono problemi o cose, anche perché insomma siamo tutti persone, penso anche i coreani creino problemi o comunque possano essere problematici, non è assolutamente quello. Ecco, magari avrete un po' di difficoltà su questi aspetti, ma state tranquilli perché è tutto normale. Però sì, ecco, questa è stata la mia esperienza. Credo di non essermi dimenticata nulla, quindi vi ripeto, tutte le informazioni che vi ho detto le lascio qui sotto nell'info box. Io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo nel prossimo video e nella nuova casa per iniziare questa avventura insieme. Ciao!